tutti bentornati o benvenuti sul mio canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non siete ancora iscritti e se vi va iscrivervi anche alla mia pagina di Instagram. Iniziamo subito con lo spacchettamento del calendario dell'avvento di Balea. Allora, qui c'è un foglio con tutti i prodotti e lo vado a spaccare. Tanto comunque è scritto in tedesco, quindi non si capisce. E iniziamo. Allora, cercherò di posizionare la camera in modo tale che voi vediate più il calendario che me. Così almeno apriamo proprio tutte le caselline insieme. Il calendario è questo qui, ve l'avevo già fatto vedere. E iniziamo subito con la casellina numero 1. Eccola qui. La casellina numero 1, la vado ad aprire. Qui abbiamo un olio corpo da 20 ml. Il profumo è davvero buonissimo. Ragazzi, che buono! Ha proprio quell'odore tipico del Natale, buonissimo. E sembra quasi che abbia anche dei piccoli brillantini. Sì, li ha, ma io non so se riesco a farveli vedere. Ecco, li vedete questi piccoli brillantini che ha all'interno? Proseguiamo con la casellina numero 2. Questi sono delle perle da bagno, dei sali da bagno. Si sente anche dal rumore. Eccole qua, perle da bagno. Io per adesso non ho ancora la vasca da bagno e quindi penso che lo userà mio figlio con piacere. Con vaniglia, e questo non so perché è appunto scritto in tedesco e dietro non c'è scritto in italiano, quindi non lo so. Dentro c'è scritto qualcosa, c'è scritto New Week, New Vibes, New Goal. Nella casella numero 1 non l'abbiamo letto, ragazzi. Time for some glam. Carino. Andiamo a cercare la casella numero 3. Eccola qui in fondo, la casellina numero 3. Che contiene una maschera viso con latte di mandorla. Questo credo di essere riuscita a capirlo. Come vedete, dietro è scritto in tedesco. Nella casellina c'è scritto Von Mond, è scritto in inglese, in tedesco, e quindi non ve lo so dire cosa c'è scritto perché in tedesco non lo so neanche pronunciare, non ci provo neanche a fare figuracce, non ci tengo. Apriamo la casella numero 4, che è sempre qui in fondo. Ecco qui, questa qui è una maschera per le labbra, Lip and Mask Overnight, è indubbiamente una maschera per le labbra da notte. Non l'avevo mai vista sinceramente, delle maschere fatte così. Che profumo paradisiaco che ha sta roba qua, ha un odore buonissimo, sembra caramella, gomma da masticare. Comunque un trattamento per le labbra di notte e lo proverò. Credo che sia un balsamo, tipo un olio, perché ci sta mettendo un po' ad assorbirsi. Mamma mia, un profumo buonissimo. Veramente un buon profumo, 8 ml. Dietro appunto c'è scritto in tedesco. Anche la casellina numero 4 ha la scritta in tedesco, che io non so né pronunciare né tradurvi. Se qualcuno mi segue dalla Germania, che mi venga in soccorso. Procediamo con la casellina numero 5, che è qui. Sposto un pochino la camera e apriamola. Questa è una mini size, ma mi piace. Creme Dusk, non so se si pronuncia così, è chiaramente un doccia crema. Anche questo ha un profumo, questa linea natalizia ha un profumo veramente buono. Purtroppo non riesco a dirvi, anche questo mi sembrano frutti rossi. Sì, anche questo mi sembra frutti rossi. Sono carini, vanno bene anche da portare in viaggio.
ci sono 50 ml. Hanno un profumo paradisiaco, cioè vale la pena solo per il profumo. Se piacciono questi profumi un po' dolcini, insomma, un po' particolari, sono fantastici. Finalmente la casellina numero 5 è scritta in inglese e c'è scritto: Happiness is a warm shower and positive tote. Casellina numero 6, eccola qui. Invece qua la scritta la vedo già subito in tedesco. Questi qui sono Baked Confetti Meat Vanilla Duft. Ma cosa vuol dire Duft? Qualcuno me lo sa dire? Qualche amico tedesco, per cortesia? Me lo scrive nei commenti. Io ho le cose scritte qui, scritte dietro. La rivelazione del secolo, perché non me ne ero accorta. Quindi la casellina numero 6, che è qui, sono dei sali da bagno. Ah, non lo sapevo. Prodotti in Cina. Andiamo alla casellina numero 7, che è sempre qui in fondo. Questa qui. Ta-da! Adesso ve lo dico, questa volta leggo, non cerco di tradurre niente. È uno struccante occhi. Poi mi dice prodotto in Svizzera. Sempre se riesco a toglierlo. Anche qui la scritta in tedesco. Struccante occhi, proviamo a usarlo. Questo struccante non ha un particolare odore. Un odore normale. È appunto in gocce, molto liquido. Non ha odori particolari. Questo come profumazione non mi fa impazzire, ci sono 20 ml. La casellina numero 8 è qui. Una crema viso opacizzante, eccola qua. Anche questo come odore non ha particolari odori, sinceramente. Mettiamola sulla mano. Ha un odore delicato, non è molto d'impatto l'odore, ecco, ha un odore ma è talmente lieve che non saprei dirvi. Si assorbe abbastanza facilmente e qui ci sono 20 ml. Proseguiamo con la casellina numero 9. Non ho visto qua la scritta in che lingua è. Oh, in inglese c'è scritto: Oh, hello Weeks, let's do this. Eccoci qua, la casellina numero 9 contiene spray per capelli nutriente. Però le istruzioni sono in tedesco. Vi prego, amici tedeschi, so che c'è qualcuno di voi o italiani che vivono in Germania, vi prego, aiutatemi a tradurre. Come si utilizza questo spray per capelli? Volevo sentire il profumo. Non sento particolari profumi. Non so se bisogna spruzzarlo dopo aver fatto la piega o prima. Ve lo saprò dire più avanti. Qui ci sono 50 ml. Purtroppo non profuma di frutti e questa cosa mi dispiace molto. Nella casellina numero 9 la scritta è in tedesco. Eccola qua. Che vuol dire, amici tedeschi? Ditemelo voi. Proseguiamo con la casellina numero 10, che è qua. È un burro corpo al profumo di vaniglia chai. Questo me lo apro subitissimo. Bello burroso. Ah, che bello. Ragazzi, che profumo. Mamma mia. Io che adoro la vaniglia, adoro questo profumo veramente tantissimo. Ci sono 50 ml di questo burro corpo.
La scritta è in inglese e c'è scritto Keep calm and drink chai. La casellina numero 11, eccola qui, piccolina, piccolina. È una crema notte al Q10, questo ve lo posso dire senza leggere nessun foglietto. Questo è proprio piccolo, 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 ci sono 5 ml di prodotto. Ecco qua, anche questo come odore è abbastanza neutro, crema notte al Q10. Credo che questo sia il campione più piccolo di tutto il calendario, 5 ml. Invece la scritta qui è in tedesco, deduco voglia dire buonanotte, Guten Abend, Gute Night, Nacht, boh, vabbè, questo. Proseguiamo con la casellina numero 12, che è sempre qui in fondo. Ta-da! È uno shampoo da 50 ml. Questo è il mio gatto, è qui a fianco, voi non lo vedete ma lo sentite. Me ne è uscito un sacchissimo, mannaggia. Ha un buon odore anche questo, ma non so dirvi di che cos'è. Adesso mi vado a lavare le mani. Me ne è uscito un sacco, mannaggia che ci sono solo 50 ml. Mi è finito pure sul naso. Va bene, comunque questo shampoo ha un buon odore, non è come quegli odori buonissimi, fruttati, dolci, però è buono, ha un buon odore. La scritta in inglese è questa qui. C'è scritto You can kiss me, you can hold me, but you don't touch my hair. Eh certo, non mi dovete toccare i capelli, cari. Apriamo adesso la casellina numero 13, dove troviamo il balsamo per capelli. Giustamente dopo lo shampoo arriva il balsamo. Anche qui l'odore non è buono, cioè non è niente di che. Ecco, con pantenolo è l'unica cosa che capisco, perché c'è scritto meet pantenolo, meet so che è con pantenolo non è difficile da tradurre. Però appunto il resto non lo capisco. Anche la scritta in tedesco. Casellina numero 14, eccola qui. Questa è un pochino più grande. Contiene un peeling doccia. Scusate, questa volta leggo. Peeling doccia al profumo di zenzero e ibisco. 50 ml, questo me lo annuso subito. Wow. Buono. Oh, guardate che bello. Questo fa un bel peeling. Anche un buon odore, ragazzi. Buono. Quando sono andata da DM a comprare il calendario dell'avvento, non l'ho vista. Scusate, ho solo le mani bagnate. Se me le vedete particolarmente lucide, solo acqua. Non l'ho vista questa linea di Natale e credo che non esista. Forse c'è solo nel calendario. Peccato, perché certi prodotti hanno davvero, davvero un odore che merita. O magari arriverà a dicembre, io adesso questo non lo so, in effetti siamo solo a novembre, quindi. Però è un peccato perché è buona, mi piace un casino a me sta linea qua, ha degli odori fantastici, avevo un po' di peeling sul naso, ho cercato di far finta di niente ma non ce l'ho fatta. Peccato perché è veramente, veramente buona, questa mi piace tanto. E anche qui la scritta è in tedesco. Andiamo alla casellina numero 15, che è qua in basso. Eccola qua. Hazelnut peeling. C'è scritto peeling alle nocciole, 2 per 8 ml. Anche qui la scritta è in tedesco, quindi non so leggervela. Veniamo alla casellina numero 16, questa volta la camera non la sposto perché è qui in alto. Ta-da! La scritta questa volta è in inglese, c'è scritto Just Another Magic Monday. Lozione per mani e unghie. Ci sono 20 ml. Non ha un odore particolare.
Eccola qua, ve la faccio vedere. Sì, l'odore non è niente di che. Andiamo avanti con la casellina 17, sempre qua davanti. E cosa troviamo? Un peeling piedi al profumo di arancia 20 ml. Oplala! Buonissimo! Un profumo d'arancia veramente fantastico, sublime, spaziale. Buono! Queste sono altre, fanno sempre parte di quella linea profumata che mi piace da Dio, veramente tantissimo. La scritta non capisco, è un po' in inglese e un po' in tedesco, perché io arrivo a leggere soltanto Put your happy feet on and e poi c'è scritto in tedesco, quindi non lo so. Andiamo avanti con la casellina numero 18, eccola qua. Dove troviamo? Una lozione corpo al profumo di cannella e caramello. Ragazzi, cosa non mi hanno fatto questi qua di DM? Questo è super. Ha un mix di cannella e caramello che, ragazzi, è proprio la fine del mondo, la fine del mondo. Bello, mi piace. Anche questa casellina qui è scritta in tedesco, quindi non posso leggervela. Andiamo alla casellina numero 19 ed eccola qua. Acqua micellare. 20 ml di acqua micellare. La scritta è in inglese e c'è scritto Happiness looks gorgeous on you. Eccola questa acqua micellare qui. La proverò. E vi dirò. Andiamo avanti, mancano solo 4 caselline con la casellina numero 20 che contiene altri sali da bagno, sempre al profumo di vaniglia, intuisco, ci sono 60 grammi. Casellina numero 21, la scritta del 20 in tedesco, quindi non ve l'ho letta per quello. Eccola qua la casellina numero 21, vado ad aprirla. Troviamo, sono due pad occhi in gel. Sinceramente non so se si devono mettere per esempio nel freezer e farli diventare freddi, perché anche qui le istruzioni, indovinate un po', sono in tedesco e quindi non me l'hanno messo in italiano, così forse riuscite un pochino di più a leggerli. Se mi date una mano, come sempre, ve ne sono grata, così come per gli altri prodotti. Fatti così, hanno questo gel all'interno, sono per gli occhi, quindi non sono usa e getta, ma ovviamente sono riciclabili. E la scritta anche qui è in tedesco. Siamo alle battute finali, casellina numero 22, che è proprio qui. Andiamo ad aprirla e abbiamo un gel detergente. Anche questo non credo che abbia profumi. Ci sono 20 ml. No, non sento profumazioni. Un gel detergente. Penso per il viso. Penso, ho dedotto io. Non so che c'è scritto qua. Casellina numero 23. E troviamo un doccia crema al profumo di cioccolata. No, vabbè. Ma viene voglia di mangiarsele queste cose. Guardate. No, vabbè, ragazzi, ma che cos'è sta cosa? Ma io l'adoro veramente, è fantastico. Anche questo qui aveva la scritta in tedesco. Ultima casellina, la numero 24. C'è una bomba bagno a forma di stella. Non si sente
molto bene la profumazione, ma vi assicuro che profuma la confezione. Mi sono andata a lavare le mani, se le vedete umidicce o lucide, e acqua. 25 grammi. E questa era l'ultima casellina del nostro calendario dell'avvento di Valea. Anche qui scritta in tedesco. Qui dietro c'è la panoramica, tutto in tedesco ovviamente, di tutto ciò che contiene il nostro calendario che abbiamo aperto insieme. Ecco qua, qua c'è la panoramica di tutto quello che abbiamo trovato. Che dire di questo calendario dell'avvento di Balea? Lo consiglio? Sì, per il prezzo che ha, quindi circa 15 euro, arrotondiamo. Sì, secondo me li vale. Ha tanti mini size, però comunque sono belle consistenti, sono abbastanza varie. Quindi io mi sento di consigliarvelo. Se per caso non avete un DM vicino casa, ve l'avevo detto anche nel video precedente, ma volete comunque acquistare questo calendario, io vi metto giù nell'info box tutti i siti che ho trovato spediscono questo calendario, ovvero Giunti al Punto, che è una libreria online, se andate su Giunti al Punto, ma comunque io vi metto tutto nell'info box, spedisci i calendari dell'avvento di Balea. Diversamente, sia su amazon.it che su amazon.de c'è la possibilità di farsi spedire questo calendario. Quando avevo guardato io, perché vicino al mio DM non volevano arrivare, non ce n'era proprio. Ogni volta che chiamavo, magari andavo, non sono arrivati, non sono arrivati, non sono arrivati. Quindi mi ero informata per me. Ho visto che appunto spediscono. Il prezzo è maggiore, ovviamente, ma se vi dovessero piacere questi prodotti, assolutamente ve li consiglio, perché hanno tante mini size diverse, ma sono davvero carine. Certe cose hanno dei profumi spaziali che spero davvero facciano una linea in vendita di qualche cosa, perché secondo me vale la pena andarseli a comprare. E se invece era proprio l'esclusiva natalizia per il calendario dell'Avvento, hanno fatto una buona cosa perché hanno veramente dei profumi belli, buoni, profumati, mi piace tantissimo. La pecca è che è scritto tutto in tedesco, non c'è scritto niente in inglese. In questo pezzettino che ho scoperto dopo ci sono scritti, insomma, c'è scritto quello che contiene il calendario. Ma su certe cose comunque mi lascia un po' il dubbio. Perciò ho consigliato questo calendario, vi metto nell'info box il link dove poterlo acquistare se siete interessati e ovviamente non avete un DM vicino a casa, nota negativa per DM non spedisce. DM spedisci oppure apri più punti vendita perché sei una bella scoperta. Se mi stai ascoltando, ma quando mai? Quindi assolutamente promosso. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale con la campanella attivata per non perdere nessuno dei miei video. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se l'avete comprato, se conoscete il tedesco e potete darmi una mano, vi prego, vi prego, vi prego, scrivetemi nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio e fate i bravi! Ciao!